Senatrice Pregone. Sì. Presidente, colleghi senatori, mi pregio di comunicare la situazione di grave emergenza in cui versano le aziende sanitarie della Regione Toscana per quanto concerne l'aspetto gestionale dell'erogazione dei servizi ai cittadini, ma soprattutto in merito al funzionamento e alla trasparenza dei vari livelli dirigenziali, le tre aziende ospedaliere universitarie e le tre grandi ASL territoriali. Sono giunte certamente anche a voi le notizie in merito all'ultima controversa vicenda delle indagini della Procura e della Guardia di Finanza di Firenze su concorsi truccati per favoritismi personali nelle assunzioni di medici nei ruoli di primari di alcuni reparti del Policlinico Fiorentino di Carreggi. È della notizia di un altro scandalo giudiziario che ha coinvolto l'ospedale di Prato, per il quale l'indagine della Procura pratese si è concentrata su una pratica consolidata di esenzione abusiva di ticket, su cui invece il ticket era previsto, e sull'esercizio di attività ambulatoriali clandestine. Tralasciando altre inchieste giudiziarie che vedono o hanno visto protagonisti i vertici delle direzioni ASL toscane, Massa, Siena e la nuova macro ASL toscana nord-ovest, con accuse che spaziano dalla corruzione agli ammanchi di bilancio fino ai concorsi truccati, sono all'ordine del giorno. Episodi più o meno eclatanti di malfunzionamenti della macchina amministrativa e burocratica, nonché carenze nell'erogazione di servizi e dispositivi sanitari per malati gravi, oltre all'ormai cronica insufficienza di personale medico-sanitario e ai problemi strutturali riscontrabili in molti ospedali, anche di recentissima realizzazione, sono prassi in tutta la Toscana. Preso atto di quanto detto, chiedo di adoperarsi affinché in tempi ragionevoli si proceda verso una sistematica attività ispettiva nelle ASL di Regione Toscana e, ove si ritenga necessario e opportuno, si valuti concretamente la possibilità di utilizzare lo strumento del commissariamento. Grazie per l'attenzione.